Anime e cibo. Sfido chiunque di voi a rimanere insensibile di fronte alle splendide animazioni mangiarecce dei film di Miyazaki, che io non posso mostrarvi altrimenti YouTube m'arresta, e quindi accontentatevi delle foto. Ai giorni nostri sono tantissimi cartoni nipponici con il cibo protagonista, ma qui si parla dei pionieri, quelli che ci siamo sciroppati, anzi scofanati in TV anni e anni fa, e quindi facciamo un rapido excursus che nella nostra età più verde è partito dagli okonomiyaki di Marrabbio. Nella traduzione italiana li hanno resi con polpette o frittate. Tutti ci siamo lamentati della traduzione, però mettiamolo, se negli anni 80 avessero parlato di okonomiyaki, saremmo rimasti lì con l'espressione intelligente come quella della protagonista. Più familiari le crepe dei genitori di Yu, con questo furgoncino sobrio ed elegante da cui la protagonista prese ispirazione per il nome Creamy. Venivano sfornate queste delizie ripiene di ogni ben di Dio: latte, uovo, un po' di farina e via. In Sailor Moon tutti noi avremmo voluto sposare Morea, se non altro per avere i suoi cestini del pranzo, il bento, questa scatolotta in cui con religiosa precisione si infila dentro un pasto completo dal carboidrato alla proteina passando per la verdura, senza dimenticare di tagliare il würster in modo che assomiglia un polpo. Ma in sto anime un po' tutto il cibo è da hashtag food porn. Ecco, non andrei mai a cena dalla mamma di Giorgi, non solo per la frizzante compagnia, ma anche perché quella ti prepara l'insalata di patate. Intere, crude, con la buccia, che come effetto collaterale ti fanno evidentemente ingigantire i polsi. Mentre andrei subito volando in Svizzera dal nonno della Baby Montanara con la Cuperose, ricordate il formaggio fuso? Non ti veniva voglia di farci una coperta e mangiartela mentre sei direttamente avviluppato dalla stessa? Senza contare che Heidi, con la storia di voler nascondere i panini nell'armadio da portare alla nonna di Peter, ha creato una sorta di ossessione per queste pagnotte morbidissime, che poi nell'armadio si saranno anche riempite di vermi, per carità, quindi capiamo un pochino pure la Rottermeier. Ecco, le scene di Goku che mangia invece a me hanno sempre fatto rabbrividire, perché è bello vedere persone che mangiano con gusto, ma ammetto che quando si trangugia rumorosamente mi si crea quel disagio. Anche se il ramen che mangiano in Evangelion ha il suo perché. Mi pare si chiami misofonia, credo. Voi non soffrite? O quando mangiate la minestra sembrate un depuratore di Porto Marghera? In Conan qui si mangia in maniera abbastanza pantagruelica e barbara, quasi primitiva, ma se alcune cose sembrano appetitose, ecco, la rana smembrata no, la rana no. Altro cibo cult, i dorayaki di Doraemon, ripieni di crema di fagioli a zucchi, come Mila. Quindi Mila è Mila fagioli. Bello. Vabbè. Per molti più belli che buoni, a parte quando li riempiono di Nutella e vabbè, lì ti piace vincere facile, ma date una possibilità alla crema di fagioli. È da provare. Mentre dai, piacciono a tutti, se non altro per la forma, gli onigiri, le piramidine di riso, variamente ripiene, che compaiono praticamente in tutti gli anime, con quella fogna a cielo aperto di Bunny, che in questo fotogramma si mangia invece un daifuku, una specie di gnocco di riso dolce che io non so pronunciare, e vabbè. E ora tocca a voi, vi dilettate in cucina? Avete ricreato le pietanze degli anime? Oppure mangiate e basta? Commentate come sempre festosi e festanti e un po' trangugianti. Però Mila fagioli è terribile.